E bentornati su CV Blog, ragazzi, io sono il Genio e in questo video andiamo a vedere questo. Sì, non ha molto senso visto così. Questo qua è un Arduino con un dispositivo che si chiama CP2102 che è collegato insieme e programmato l'Arduino. Possiamo rendere compatibile qualsiasi tipo di periferica, controller, joystick, tastiera, mouse con le nostre console, che possono essere PlayStation oppure Xbox e così via. Quindi come primo step abbiamo bisogno di un Arduino Pro Micro e di una CP2102, che è un dispositivo che ci consente di inviare e ricevere un segnale seriale. L'Arduino con il nostro dispositivo seriale vanno collegati come nella foto seguente. Quindi il pin TX del CP2102 va sul pin RX di Arduino e il pin TX di Arduino va sul pin RX del 2102. L'altro pin che deve essere collegato in comune è il GND, quindi la messa a terra, il ground. Dopodiché non abbiamo finito, perché dobbiamo programmare il nostro Arduino Pro Micro. Per programmare l'Arduino Pro Micro lo dobbiamo mettere in modalità boot mode. Però che firmware dobbiamo utilizzare sul nostro Arduino e quale software dobbiamo utilizzare per configurare le nostre periferiche? È molto semplice, basta andare su Google e cercare Jinx. Andiamo sul primo link, andiamo sul link download e scarichiamo la versione Jinx 8.0-x86_64.exe. Al termine del download avviamo il nostro file ed eseguiamo l'installazione. Quindi accettiamo i termini di licenza, facciamo clic su next, 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 se vogliamo creiamo le icone sul desktop e facciamo installa. Dopo pochi secondi l'installazione verrà effettuata. Lasciamo il visto su launch Jinx launcher e facciamo clic su finish. Possiamo chiudere le nostre finestre. Quando il software si avvia ci dirà che nessuna configurazione è stata trovata, volendo si possono scaricare facendo clic su sì. In questa schermata possiamo scegliere dei file XML che sono dei file di configurazione delle periferiche più conosciute, quindi ad esempio quella del DualShock 4.xml oppure i file di conversione da Logitech G920 a G29 oppure conversione da G27 a G29, da G25 a G29 e via dicendo. Quindi qui ci sono tutti i profili che potete scaricare, ad esempio questi profili qua sono adatti per utilizzare mouse e tastiera sui vari giochi e scorrendo potete vedere che ci sono varie configurazioni per PlayStation 4, per Xbox 360, per Xbox One e via dicendo. Io non scarico nessun profilo perché non mi servono. Ci troviamo davanti a questo programmino. Cosa dobbiamo fare come prima cosa? Facciamo clic su Help e facciamo clic su Update Firmware. Nel menu a tendina potete scegliere il tipo di firmware che vi serve. Ad esempio, a me serve emulare un G29 su PlayStation 4 perché io ho un SimCube con pedaliera custom, volante custom. Quindi vorrei che tutti i miei componenti fossero riconosciuti come un unico G29 e giocare quindi con la mia postazione, con l'attuale configurazione sulla PlayStation. Quindi scelgo G29 PS4 e faccio clic su Load. In questa finestra ci dice che questo tool è compatibile solamente con l'adattatore Jinx e ci dice che ha bisogno di un USB con l'adattatore UART collegato alla Pro Micro Board, quindi lo stesso schema di collegamento che abbiamo fatto in precedenza. Facciamo clic su OK. Prima di fare clic su OK dobbiamo collegare la nostra Pro Micro al nostro PC. Adesso possiamo fare clic su OK e ci chiederà di collegare entrambi i dispositivi, quindi anche dell'adattatore seriale. Ora facciamo clic su OK e ci chiede di scollegare il nostro dispositivo e ricollegarlo. In questo momento non scollegate l'Arduino, ma mandatelo direttamente in modalità boot. Per fare ciò, ponticellate due volte velocemente il pin RST a GND. Lo mandiamo in boot mode e automaticamente è partita la programmazione del firmware e se avete fatto la procedura correttamente vi spunterà questa schermata con firmware loaded successfully. Facciamo clic su OK, facciamo clic su X e possiamo scollegare il nostro Arduino dal PC. Ok, adesso fatto ciò facciamo clic su File e poi andiamo su Edit Config, così possiamo configurare il nostro emulatore. Andiamo su Type e selezioniamo G29. Andiamo su Axis, selezioniamo Event Axis,
Facciamo clic su Auto Detect, ruotiamo il nostro volante, lui avrà riconosciuto joystick SimCube 0, facciamo clic su Axis e assegniamo il valore di Wheel e facciamo clic su Add. Vi consiglio di salvare adesso la configurazione, io adesso la chiamo OSV e ripeto l'azione anche per i pedali, quindi faccio Auto Detect, accelero, seleziono l'asse Gas e faccio clic su Add, ci chiederà di premere tutto il pedale, rilasciarlo e poi cliccare qualsiasi tasto e lui ci risponderà che il joystick è stato aggiunto e possiamo effettuare anche le correzioni nel pannello Overall Joystick Correction. Ripetiamo la stessa cosa per il freno, quindi seleziono Brake, faccio Add, premo tutto il mio pedale, rilascio, premo un tasto qualsiasi e anche il freno è stato aggiunto, ripeto infine per la frizione, quindi seleziono Clutch, faccio Add, premo tutto il pedale, lo rilascio, faccio clic su un tasto qualsiasi e anche il pedale della frizione è stato aggiunto. Salvo e vado a configurare i pulsanti, quindi su Event seleziono Button e faccio Auto Detect. Premo la paletta a sinistra corrisponderà ad L1 e faccio aggiungi. La paletta a destra sarà R1 e faccio aggiungi. Ok, quindi ho settato tutti i miei pulsanti. Mi raccomando, la cosa importante è questo tasto PS, perché grazie a questo tasto PS noi riusciamo a startare il nostro dispositivo sulla console. Quindi, avendo fatto tutti i settaggi, possiamo fare clic su Save. Una cosa che consiglio su Overall e su Force Feedback Tweaks, io vi consiglio di inserire tutti quanti i valori al 90%. Ovviamente dobbiamo specificare quale dispositivo è identificato come force feedback. Facciamo auto detect, basta che facciamo movimento sul nostro dispositivo, verrà riconosciuto SimCube. E adesso possiamo fare file e save. Questo è solamente un consiglio, funziona ugualmente anche senza fare questa impostazione. Qui possiamo effettuare le correzioni di linearità e di valore massimo e minimo, in questo caso dei pedali. Possiamo modificare anche l'intensità dell'asse e nel caso che utilizziamo un mouse possiamo modificare il tipo di mouse, quindi possiamo avere un driving, un aiming e il livello di smoothing dell'asse corrispondente al mouse. Su Profile Triggers possiamo selezionare un pulsante e si può shiftare da profilo a profilo le varie configurazioni. Ad esempio, noi abbiamo salvato questa configurazione sul profilo 1. Ad esempio, cliccando il pulsante 22, io posso switchare da profilo a profilo. Quindi ogni volta che premo il pulsante 22, posso cambiare il profilo. Massimo ne possiamo settare fino ad 8. Qui faccio Delete. E salvo, quindi per me questo qua è un profilo unico. Adesso possiamo chiudere questa finestra e colleghiamo il nostro controller al PC. Io per sbaglio ho acceso la PlayStation con il controller. Se avete acceso la PlayStation con il controller, una cosa molto importante è spegnere il controller. Quindi colleghiamo il nostro controller al PC e nel caso non ci siano dobbiamo aspettare che vengano installati i driver del controller. Adesso dobbiamo collegare il nostro adattatore con la parte seriale dal lato del computer. Una volta collegato Arduino sulla PlayStation e seriale sul PC, dobbiamo verificare qual è la porta di comunicazione. Per fare ciò basta semplicemente andare su gestione dispositivi. Aprendo la schermata su porte COM ed LPT ci sarà un dispositivo che si chiama Silicon Labs CP210X USB to Art Bridge sulla porta COM 7. Quindi sul nostro GMX Launcher facciamo File Refresh e selezioniamo la porta COM 7. Qui lasciamo Physical Device, nel tab Config selezioniamo il nostro XML che abbiamo creato in precedenza quando abbiamo effettuato la configurazione, su Messages lasciamo None e su Mouse Capture lasciamo Auto. Facciamo clic su Check, se esce questa schermata abbiamo fatto tutto nel modo corretto. Facciamo clic su OK. Per i possessori di SimCube io consiglio di creare un nuovo profilo fatto ad hoc. Quindi andiamo su Profiles e io per Gran Turismo ho un profilo molto leggero con una forza del 20%, un range di sterzata di 5,40, però durante il gioco ci chiederà nella schermata di debug, ci sarà scritto quanto gradi impostare in base al veicolo utilizzato. Infatti su Gran Turismo c'è questa funzione che se magari prendiamo un'auto GT3
ci chiederà di settare un range di sterzata inferiore tipicamente ai 5,40, di poche auto hanno un range di sterzata di 5,50 oppure 5,60, solo le auto stradali in Gran Turismo hanno un range di sterzata di 900 gradi, ad oggi non ne ho visto nessuna a 1080. Come friction e damping utilizziamo il 15%, come torque bandwidth limit 1000 Hz, il filtro lo inseriamo sempre a 1 e io utilizzo questi other filters sempre per qualsiasi gioco. Quindi selezionato il profilo per la SimCube, ovviamente molto soggettivo, potete utilizzare qualsiasi tipo di impostazione, basta che siano di vostro gradimento, possiamo fare clic su start. Ci chiederà di consentire l'esecuzione dell'app, facciamo clic su sì. In questo momento lui ha fatto varie prove del baud rate e ha scelto un baud rate di 500.000 bps. Adesso per avviare il nostro volante facciamo clic sul tasto PS che abbiamo configurato e il mio monitor si collegherà automaticamente sulla PlayStation perché sarà premuto il tasto PS. Quindi andiamo su impostazioni e in basso facciamo clic su dispositivi, andiamo su controller e sul metodo di comunicazione scegliamo usa cavo USB. Andiamo dietro e adesso scegliamo Gran Turismo. Ovviamente adesso il volante è riconosciuto come se fosse un Logitech G29, perché la periferica che abbiamo creato serve proprio per emulare il Logitech G29 con qualsiasi tipo di periferica. Però non emula solo il G29, può emulare anche un Logitech G920 e così via. Può emulare anche un controller tipo quello della Xbox 360 oppure il controller DualShock 4 della PlayStation 4 e via dicendo. Facciamo una prova di una gara singola per vedere giustamente come risponde. Andiamo sul Lago Maggiore, andiamo qui, pomeriggio, scegliamo un'auto, una Porsche 911 e facciamo manuale. Andiamo su intermedio e adesso si avvierà il nostro gioco. Adesso che ho scelto la Porsche 911, succederà che il gioco fa una calibrazione del range di sterzata sul volante, quindi chi ha il Logitech G29 non si accorge di nulla. Però noi che abbiamo una base SimCube dobbiamo modificare il range di sterzata in base ai dati che ci fornisce il gioco. Ad esempio adesso è partito il nostro feedback, quindi facciamo clic su start e andiamo sul nostro PC. Se facciamo focus in basso sulla schermata di debug ci sarà scritto adjust your wheel range to 540 degrees, quindi significa sistema i gradi del tuo sterzo a 540. Nel mio caso è già settato il range di sterzata a 540, quindi posso ignorare questo avviso e quindi torno a giocare. Ovviamente come l'ho settato io con una forza del 20%, il volante è molto molto leggero. Il problema di Gran Turismo è che quando si utilizza una base Logitech G29, per sopperire alla mancanza del settings della forza minima del volante, quindi avere il centro vuoto, Gran Turismo è ottimizzato e quindi alza una percentuale significativa della forza minima e quindi se utilizziamo una forza esagerata abbiamo il problema che il nostro volante vibra troppo e non riusciamo a tenerlo nemmeno dritto. Quindi se noi andiamo su impostazioni dettagliate, io ho configurato una coppia massima di ritorno di forza a 6 con una sensibilità di ritorno a 1 e la sensibilità di sterzo a 0. In questo modo si riesce a guidare bene, il force feedback è molto leggero, credo anche che sia molto più leggero di un Logitech G29. Però se si vuole giocare a Gran Turismo, purtroppo questa qua è l'unica via. E quindi ragazzi abbiamo visto che con questo tool Jinx e con un semplice Arduino e un dispositivo seriale è così semplice convertire tutte le nostre periferiche di modo che vengono riconosciute come un singolo Logitech G29 e poter giocare anche su console con dispositivi come SimCube, come Podium DD2 oppure ancora Simagic, ma con un qualsiasi OSV possiamo attraverso questo sistema giocare anche su console.
Certamente per molti non è una cosa molto sensata, perché avere una postazione del genere con magari un computer molto potente non ha senso giocare anche su console. Però c'è da dire che su console è presente questo simulatore Gran Turismo, che è un sim arcade, ma che nonostante sia un sim arcade è gestito bene, anche l'online è fatto bene, ci sono le gare ufficiali FIA e giustamente c'è comunque chi vuole effettuare quel tipo di competizione. Con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, dimenticavo, quando tornate sul vostro PC, per uscire da questa schermata basta semplicemente premere Shift Esc. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!